Come commenta la norma sull'anatocismo venuta fuori dal decreto mille proroghe? È una questione molto complessa. Bisogna considerare che fino al 90 l'anatocismo era una pratica accettata nel nostro ordinamento e condivisa dai giudici sino alla Suprema Corte. Nel 90 la giurisprudenza ha cambiato orientamento e l'anatocismo è stato vietato. E quindi c'è un diritto dei soggetti che hanno avuto questo aggravio a ripetere le loro somme. Il tema è quando questo diritto si andava a prescrivere, cioè se si prescriveva da compimento di ogni singola operazione o dalla chiusura del conto. È evidente che se la prescrizione decorreva dalla chiusura del conto, noi avremmo potuto avere ipotesi di anatocismo per gli scorsi 100 anni, con evidenti situazioni di difficile governabilità e di incertezza del diritto. La norma fa una cosa molto semplice, dice la prescrizione decorre da ogni singola operazione e ovviamente fa salvi i diritti di chi ha già ricevuto le somme per l'anatocismo, anche se la prescrizione era calcolata in maniera diversa. Quindi a me sembra una norma che va verso una chiarezza e una maggiore precisione del nostro ordinamento giuridico.